Ciao, benvenuti con Italia, io sono Manuel e oggi parliamo del prossimo aggiornamento, ma finalmente in modo ufficiale, ragazzi, perché Obsidian ha ufficializzato quando uscirà il prossimo aggiornamento e quali potrebbero essere i contenuti del prossimo aggiornamento in sé. Andiamo per ordine. Allora, quando dovrebbe uscire questo benedetto aggiornamento? Nello scorso video, ragazzi, vi ho detto tra ottobre, novembre, dicembre? Ok, più o meno, ragazzi, stiamo lì. Il prossimo aggiornamento uscirà a fine ottobre, molto probabilmente verso il 30, 29, 28, in questi giorni qua, ragazzi. Perché vi dico questo? Non, allora, la data non è proprio ufficiale, però hanno riferito che il mese che uscirà sarà ottobre, ma essendo che Obsidian ha sempre fatto uscire un aggiornamento verso la fine del mese, siamo su per giù verso l'Halloween in sé. Perché non uscirà a settembre questo aggiornamento? Hanno spiegato che questo sarà uno dei più grandi aggiornamenti di Grounded, quindi introdurranno nuove feature, nuovi insetti, nuove tipologie di gameplay e molto altro. Non ci hanno detto per quanto riguarda i dettagli su cosa potrebbero inserire, ma qualcosa forse lo possiamo già intuire andando a guardare anche la timeline. Dopo andiamo a guardare. Allora, andiamo un po' piano piano, ragazzi, andiamo un po' in salita. Allora, cosa sappiamo su questo aggiornamento? Sappiamo solamente che è uno dei più grandi. E quindi, ragazzi, probabilmente qualcosa di grosso c'è. Nel tuo scorso video abbiamo parlato di qualcosa. E quel qualcosa, ragazzi, ora ne discutiamo insieme guardando la timeline. Che ora andiamo a guardare insieme. Eccoci qua, ragazzi, siamo di fronte alla timeline. Come vedete, qui abbiamo tutti i vari aggiornamenti che sono appena usciti. Questo qua è quello di luglio, se vi ricordate. Con boss e Battlemother e quant'altro, tutto quello che abbiamo già visto. Allora, cosa dovrebbe scegliere dai prossimi? Allora, questo al momento non sappiamo, sinceramente, miglioramenti della qualità di vita e anche per quanto riguarda la gestione dell'inventario. Quindi, forse lo vedremo nel prossimo. Non si sa, non sappiamo realmente proprio nulla riguardo qualità di vita. Poi, probabilmente miglioreranno per quanto riguarda. Per quanto riguarda le barre della fame, della sete e anche della salute, perché alla fine, come qualità di vita, Obsidian si è sempre rivolto a quelle tre barre, cioè un po' come sarebbero gestite, come dovrebbero essere gestite per migliorare il gioco in sé, perché come sapete, ragazzi. Prima, ricordo molto bene, era molto più facile da avere. Adesso su Grounded, allora adesso è un po' più complicato perché, se ad esempio, la fame scende troppo, l'esistenza si abbassa. Se magari anche se scende proprio al minimo, invece di perdere vita, abbiamo una barra sopra dove ci dice quanto tempo ci rimane prima di morire. Cioè, questi sono per quanto riguarda i loro miglioramenti di qualità di vita. Boh, chissà cosa vedremo nei prossimi aggiornamenti. Qua è quello che ci interessa a noi, ragazzi, perché? Allora, una delle possibili creature che metteranno sarà il Rollipolli, questo è sicuro. E perché è sicuro, ragazzi, il Rollipolli? Vi ricordate nel trailer per quanto riguarda lo scorso aggiornamento che abbiamo anche analizzato insieme? C'erano delle cose che mancavano in questo aggiornamento. Non ve l'ho parlato nello scorso video, ragazzi, perché volevo aspettare che ci fosse qualcosa di ufficiale. E finalmente ce l'abbiamo. Rollipolli, cos'è? Ragazzi, il Rollipolli è una piccola creatura che trovate nei vostri giardini, sotto le rocce, perché sta sempre al fresco. E in pratica, cosa fa? È un insetto innocuo, dovrebbe essere un insetto innocuo, perché quando si sente minacciato o viene attaccato, lui si protegge arrotolandosi con la sua corazza, perché il suo corpo è come una corazza. Un po' come le tartarughe, ragazzi, che il loro guscio le protegge, no? Ecco, più o meno la stessa cosa. E quindi i Rollipolli cosa potrebbero introdurre con quello? Ecco, vi ricordate una di quelle armature che avevano introdotto, che doveva essere introdotto in questo aggiornamento? Bene, non le abbiamo viste nel gioco, quella là simile spartana soprattutto, ragazzi, che aveva quell'estetica un po' strana, che io ho pensato che fosse un'armatura di Rollipolli, quindi io pensavo che lo introducessero, e invece no. E infatti non c'è nemmeno quell'armatura. È probabile che quella si bisognerà farla con quell'insetto. È probabile, non lo possiamo sapere, ragazzi. E magari qualcuno potrebbe dire che un'armatura di quel genere fatta con un insetto così è strano. Ti aspetteresti giustamente che lo fai con un boss. Ecco, anche quello po potrebbe, perché ragazzi, altre cose dovrebbero aggiungere proprio il nuovo boss, cioè la regina delle formiche. Ok? La regina delle formiche, ragazzi, allora cosa potrebbe rilasciare? Un'armatura di livello 2 delle api?
possibile, così introdurrebbero anche nuovi tier per le armi, strumenti e armi, strumenti e armature. Quindi sicuramente noi vedremo nuove armature con tier più alti, cioè livelli più alti, 4, 5, cioè ci saranno ragazzi, è sicuro che ci saranno. Quindi aspettatevelo che ci sarà un'armatura delle api, delle api, scusatemi, delle formiche di secondo livello, oppure vedremo proprio quell'armatura che magari ce la potrà droppare la regina delle formiche e poi il resto potremmo fare con i rollipoli, magari servirà come risorsa. Anche se con la Blood Mother abbiamo visto che per creare le sue armi e armature, armatura, il casco in questo caso, però mancherebbe il resto, ci servono solamente i pezzi di essi. Però tutto è possibile, ragazzi. Con l'armatura o si può fare con Rolly Poly o semplicemente con la regina delle formiche e i Rolly Poly stesso. Chi lo sa? Altra cosa che tutti quanti aspettiamo è il primo atto della storia. Anche se qua dice la storia, cioè la storia completa, però mi sembra strano che la mettano. La storia sarà con, cioè la storia la mettano solamente con un aggiornamento. Perché ricordiamoci, sto gioco è in game preview, ragazzi. Quindi io la storia me l'aspetterei che introducessero mano a mano che il gioco ottenga tot risorse, tot progetti per fare la storia, perché secondo me la storia sarà inerente a ciò che faremo noi nel gioco in sé. Cioè io non credo che la storia è uno di quei tanti giochi che magari senza nuce, cioè senza armature, senza armi, noi andiamo lì e l'affrontiamo, quello che farà, si farà, si farà. Non credo. Cioè noi sicuramente per fare una missione avremo bisogno di un'armatura potente, un'arma potente. E quindi non è che nel gioco non ci sono, anzi, però secondo me mettere tutta la storia completa è uno spreco, perché sarebbe bello vederla mano a mano che la introducessero nel gioco stesso e si ambienti in base a ciò che è presente in gioco. Cioè se una missione ci serve ad esempio ragazzi, che ne so, la mazza alimenta e noi non ce l'abbiamo e se facciamo la missione sicuramente ci crepiamo, sicura palla. Perché vi dico mazza alimenta? Perché appunto la mazza alimenta sappiamo che è una delle armi più forti a due mani in questo gioco. Non la più forte, è una delle più forti. Quindi secondo me devo andare piano piano, ma pure perché così, cioè, secondo me buttano la storia così, cioè potrebbero rifinirla meglio, perché non sappiamo nulla di questa storia, sappiamo giusto qualcosa nei documenti, ma secondo me devono farlo col piano, quindi io questa parte qua non voglio dargli troppo peso. Ecco, secondo poi vediamo che succederà. Perché se no non avrebbe senso che mettevano alto uno qui. Poi non lo so, bisogna vedere, ragazzi. Comunque, poi nuove opzioni grafiche. E vabbè, questo, ragazzi, più o meno ogni aggiornamento aggiungo sempre nuovi settaggi, soprattutto sul computer in sé, invece che su console. Però, comunque, ci sta. Anche questo per quanto riguarda nuove stazioni crafting, per quanto riguarda mini, probabilmente vedremo qualche nuova struttura, come è giusto che siamo magari nei laboratori stessi, o magari metteranno proprio qualche nuova struttura tipo il filatoio, tipo come la chiamo io la fornace, cose di sto tipo. Nuove quest, debug, dire anche finalmente ragazzi, perché noi le missioni di bug dopo che le finisco sono sempre le stesse, quindi ogni tanto aggiungere fa sempre bene. Nuove tipologie di armi, anche qua che va a collegare ai nuovi tier, quindi i tier superiori. Allora li possiamo già ragionare, quindi vedremo sicuramente nuove armi che al momento non abbiamo visto. E poi ragazzi, per quanto riguarda le formiche in sé, proprio in questo aggiornamento, secondo me metteranno le formiche per il semplice fatto che questa timeline vediamo qualcosa riguardante le formiche, cioè tre cose, tre punti. Questo, l'Ant Pheromone Control, all'Ant Queen e nuovi formicai. Allora, quindi, allora, cos'è questo, ragazzi? Questo qua dovrebbe essere una specie di bomba, ok? Dovrebbe essere qualcosa, tipo quella che si trova ora con le api, che quando uccide un'ape vi sblocca. Non so se avete presente, che se quella sostanza, se ve la buttate addosso, vi allontana tutte le creature. Ok, ecco, più o meno dovrebbe essere la stessa cosa, ma in questo caso ci permette di controllare le formiche, quindi invece di addestrarle o domesticarle, comunque, noi le possiamo controllare magari per un tot tempo per farle scontrare con degli insetti, magari contro la regina stessa. Però, oltre a quello del controllo, ci dovrebbe essere anche l'altro che dovrebbe allontanarle,
Perché se non ricordo male, io tempo fa, qualche mesetto fa, ma vi sto parlando forse un anno fa, nel codice c'erano delle bombe, queste bombe, e mi ricordo anche se si potevano utilizzare perché non erano completate e erano solamente per nome, però comunque c'erano due di queste. Una serviva per controllarle e un'altra invece per allontanarle, come quella bomba delle api, insomma, ragazzi, più o meno la stessa cosa. Dovrebbe essere più o meno quella, solamente per le formiche. Poi abbiamo la sandbox. Che vabbè, la sandbox è forse una delle cose che aspetto di più, perché sono troppo curioso, anche per creare contenuti sia in live sul canale ufficiale di Grounded, ma anche qui su YouTube, perché non sarebbe male, soprattutto per i content creator. Poi vabbè, vedremo qualcos'altro nei laboratori. Quindi probabilmente laboratorio della siepe, qualche miglioramento, sicuramente, perché quel laboratorio, ragazzi, non è ancora completato, c'è dell'altro ancora da scoprire. E non vi posso dire solamente che quell'altro riguarda il laboratorio delle bacche assassine, come le chiamo io, che sono tre cose. Questo laboratorio si trova in mezzo a quel muretto fatto di rocce che va dallo stagno fino alla siepe. Non so se avete presente, dove sopra c'è anche un laghetto. Ecco, lì ci dovrebbe essere nascosto un laboratorio dove ci sono delle bacche con i denti, ma anche nel laboratorio stesso delle siepe trovate delle lavagne con i disegni di queste bacche con i denti. Quindi c'è dell'altro, non è ancora finita quella. No, quella da siepe ci dobbiamo ritornare, ragazzi, quello è sicuro. E poi, ragazzi, vabbè, qualche modifica per quanto riguarda i pets. Quindi probabilmente o metteranno un nuovo pets, quindi che noi possiamo domesticare, magari, non lo so, una coccinella ad esempio, oppure una formica, che sarebbe molto carino. Oppure semplicemente in questo caso non metteranno una nuova fase dei pezzi, ma metteranno delle modifiche, magari nuove interazioni con i pezzi stessi. E poi, ragazzi, questa è una cosa un po' ambigua perché riguarderà proprio il corvo. È probabile che metteranno nuove interazioni con esso, quindi che noi possiamo interagirci proprio, magari avvicinarci proprio al corvo. Non dico che ci possiamo salirci sopra, ma non lo so, la butto lì, magari accarezzarlo o magari possiamo attaccarlo. Chi lo sa? Perché il corvo, ragazzi, secondo me non è una creatura che la lasciano lì tanto per, come anche il koi. Il koi adesso ci può attaccare, ma il corvo no. È probabile che magari mettono anche il corvo ci possa attaccare. Magari non sempre, ma ci possa attaccare se noi ci avviciniamo troppo a lui. È probabile. Non sarebbe male. Allora, questo potrebbe essere la timeline del prossimo aggiornamento, ragazzi. Quello che potrebbero introdurre, perché alla fine è uno dei piani programmati, come anche questi. Quindi magari fondendoli sarà uno dei più grandi aggiornamenti, proprio perché mettiamo un nuovo boss, mettiamo un nuovo formicaio e quant'altro. Quindi vedremo tantissime cose. Speriamo bene, speriamo che Obsidian ci faccia sapere dell'altro, ragazzi. Quindi, oltre a questo, che vi posso dire? Oh, vabbè, questo credo che ormai voi ve lo aspettate. Comunque, hanno anche confermato che nelle varie festività introdurranno, per esempio quest'anno, nuovi oggetti cosmetici, quindi in questo caso le decorazioni, come esempio ad Halloween l'anno scorso c'era la zucca, il Franklin e il dolcetto, no? Che trovate nel giardino, se vi ricordate. Magari quest'anno faranno la stessa cosa, però metteranno qualcosa in più, io lo spero perché è molto carino da vedere, sarebbe molto bello secondo me. E da vedere magari qualcosa in più, magari uno spaventapasse, non lo so, perché alla fine in un giardino, ragazzi, se vuoi vedere anche nei film, lo vedi, stile tipo americano, con un botto di roba di Halloween all'interno della casa o proprio nel giardino stesso, che non sarebbe male secondo me, solamente come esterica però, e basta, però sarebbe bello. E è probabile che questo aggiornamento uscirà proprio nel periodo di Halloween, quindi magari una sorpresa ce la fanno pure, chi lo sa. Ragazzi, questo è quanto. Detto questo video era molto veloce, quindi non so cos'altro dirvi, perché vi ho detto tutto quello che pensavo. E quindi vedremo sicuramente il prossimo aggiornamento riguardo alle formiche, ragazzi. A me è confermato che riguarderà le formiche sia da questa timeline, ma pure per quello che hanno detto Obsidian, che ci fanno intuire che riguarderà proprio qualcosa di grosso in arrivo. E questo, ragazzi, riguardano le formiche. E quindi ricordate che è probabile, come vi ho detto nello scorso video, che mettiamo le formiche nere. Quindi ci sta che questa nuova regione sia quella delle formiche nere e questi nuovi formicai siano delle formiche nere stesse. Quindi, ragazzi, nel prossimo aggiornamento saremo circondati da formiche. Io ve lo dico sicuro a palla.
Ci scommettiamo, ragazzi. Sicuramente il prossimo aggiornamento riguarda solamente le formiche. Lo scorso, alla fine, sui ragni, perché alla fine la Broodmother è un ragno, lo sappiamo tutti. Su questo, ragazzi, invece sarà un aggiornamento solamente per le formiche, dedicata a loro. E vabbè, e ci può stare, perché le formiche alla fine è uno degli insetti che nel gioco stesso è forse quello più interessante per lo stile di vita, ma anche perché ha molta potenzialità la formica e poi è ha molte più interazioni rispetto agli altri insetti. Quindi sulle formiche, ragazzi, c'è molto da fare, e se fanno un aggiornamento solamente sui loro io sono felice, perché le formiche non sono un insetto da sottovalutare, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video e una prossima live. Mi raccomando, seguiteci su tutti i vari social e trovate tutti i vari link qui sotto, supportateci sul nostro canale server Discord, dove e lì trovate tutti i dettagli per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti. Potete segnalare, potete fare suggerimenti su cosa vorreste vedere su Grounded, potete trovare nuovi utenti con cui giocare e molto altro, ragazzi. Mi piano sto migliorando e spero che voi ci date il supporto per poter andare avanti con questa community e cercare di crescere sempre più. Quindi condividete questo video, lasciate un like, commentate, fateci sapere cosa ne pensate, e noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video news. Ciao.